inaugurazione della sede ristrutturata del Comando Stazione Carabinieri di Casalcerugo. Prende ora la parola il sindaco del comune di Casalcerugo, dottoressa Elisa Venturini. Buongiorno a tutti. Do il benvenuto a nome dell'amministrazione comunale di Casalcerugo alle autorità militari, civili, religiose presenti. Saluto e ringrazio per la presenza il comandante della Legione Carabinieri Veneto, generale di brigata Maurizio Mezzavilla, il comandante provinciale dell'Arma di Carabinieri, colonnello Stefano Iasson, il comandante della compagnia di Piove di Sacco, tenente Enrico Zampolli, il comandante della stazione di Casalcerugo, maresciallo Giovanni Viale. Ci onora con la sua presenza, e per questo lo ringrazio, il generale di corpo d'armata Roberto Cirese, già vicecomandante generale dell'Arma, e tutti i carabinieri presenti oggi. Saluto e ringrazio per la presenza il sindaco di Polverara, Alice Bulgarello. Saluto e ringrazio il comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Prati Arcati, dottor Maurizio Veronese, e il dottor Gianni Lorenzini, già comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione, e gli agenti del Corpo di Polizia presenti. Saluto e ringrazio il cappellano militare capo, don Corrado Tombolan. Saluto e ringrazio poi il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Piove di Sacco e del gruppo di volontariato di Padova, dell'ANC Carabinieri, dottor Emilio Pastore, presidente anche dell'Associazione Combattenti e Reduci, sezione di Casalcerugo, e tutti i carabinieri associati presenti, che ringrazio anche per il servizio che prestano oggi. Saluto e ringrazio il signor preside, il professor Ettore Antico e tutte le insegnanti. Saluto e ringrazio le associazioni che per noi sono una risorsa per il nostro territorio: l'SD Pallavolo Casalcerugo con il presidente Fabio Bianzale, l'SD Team Verde Pattinaggio, l'SD Calcio Casalcerugo col presidente Ermogene Bergo, il CIF di Casalcerugo con la presidente Rosanna Criscitto, l'Associazione Nazionale del Fante, sezione di Casalcerugo, il presidente Paolo Santon, l'Avis, sezione di Casalcerugo, presidente Daniela Brinafico, l'Associazione Veronica, l'SD My Gym, il Comitato Promotore Cultura Sportiva, l'Associazione Over the Rainbow, presidente Maria Grazia Codogno, l'SD Fighting School, Michele Cognolato, l'SD Solaris, presidente Simonetta Canato, la Prologo di Casalcerugo, presidente Stefania Venturini. Saluto anche comunque i delegati delle associazioni presenti del gruppo podisti di Casalcerugo, della Banca del Tempo, dell'Associazione Ultimo Boio, della Società Ciclisti di Casalcerugo e dell'Associazione Qui del Paiaro. Saluto il presidente anche dell'Associazione Fervi Credo e Vittima del Terrorismo, Mirko Schio. Un saluto e ringraziamento alle maestranze presenti e un saluto e ringraziamento ai cittadini intervenuti e ai ragazzi di terza media della scuola Sertorio Orsato che daranno il loro contributo nell'animare la cerimonia. Oggi a Casalcerugo splende il sole e amplifica la gioia propria di momenti importanti come quello che stiamo vivendo. Ed è un bel momento, importante, perché abbiamo raggiunto con fatica, impegno, determinazione, un risultato utile per il bene della nostra comunità. La cerimonia odierna, che valorizza il conseguimento della riapertura della caserma, oggetto di ristrutturazione, è solo l'ultimo atto di un percorso iniziato molto tempo fa. All'inizio degli anni 2000, con un gruppo di cittadini, attraverso una raccolta firme, ci siamo fatti promotori della presentazione di un'istanza per mantenere aperto questo presidio dei carabinieri, vista la possibilità che prendeva sempre più piede di una repentina chiusura. All'epoca ero consigliere di minoranza e la volontà della nostra comunità era chiara: la caserma dei carabinieri doveva rimanere. Nell'ottobre del 2004 l'immobile è stato acquisito con lungimiranza dall'amministrazione allora in carica, con a capo il sindaco Severino Vettorato, onde evitare lo sfratto dei carabinieri. All'indomani della mia elezione a sindaco nel 2008, sono stata posta di fronte alla dura realtà che implicava una scelta rapida e una chiara responsabilità. O la caserma veniva ristrutturata, o la caserma chiudeva. Tale era lo stato in cui versava l'edificio, per cui l'Arma non tollerava più la prosecuzione del servizio in tali condizioni. Mi attivai con sollecitudine per riuscire a conseguire un contributo presso enti sovraordinati, attesa l'esiguità delle risorse comunali. Con determinazione ed impegno riuscimmo ad ottenere un finanziamento regionale che ci ha permesso di svolgere i tanto agognati lavori. Ringrazio l'Arma,
in particolare il generale Vincenzo Procacci, allora comandante provinciale, per la vicinanza manifestata alla nostra comunità. Il percorso per la ristrutturazione è stato irto di difficoltà. Pesanti ostacoli abbiamo incontrato lungo il cammino, generati soprattutto dalla burocrazia e dalle difficoltà economiche. Ma con lucidità e pazienza abbiamo proceduto, sempre in stretta collaborazione con l'Arma, che con assiduità ha controllato il nostro operato. In questi anni, il generale Sabino Cavaliere, il colonnello Renato Chicoli, il colonnello Fabiano Salticchioli hanno seguito passo passo i lavori, informandosi costantemente e assicurando nel contempo con l'ufficio logistico dei Carabinieri, cui va il nostro ringraziamento, la loro collaborazione. Siamo quindi giunti al 7 novembre 2015. Inauguriamo la nuova caserma ristrutturata, gli abbiamo ridato la vita e per questo ringrazio in modo particolare il dottor Alessandro Tolin, funzionario del nostro comune presso l'ufficio tecnico, che con professionalità e capacità ha seguito lavori e procedure complesse, avviate dall'architetto Alessandro Piva, già responsabile dell'ufficio tecnico. A lui va riconosciuto il grande lavoro svolto in questi anni per la caserma. Ringrazio la responsabile dell'ufficio tecnico, la geometra Ornella Minotto, e l'assessore ai lavori pubblici, architetto Matteo Cecchinato, per il prezioso impegno dimostrato. Un ringraziamento alle maestranze, al geometra Fabio Milani e alla direzione lavori, architetti Gianni Menato e Giovanna Friso. Un ringraziamento per la giornata odierna al colonnello Stefano Iasson e a tutti coloro che hanno organizzato questo memorabile evento per Casalserugo, il tenente Enrico Zampolli, il maresciallo Michele Zaramella, il maresciallo Giovanni Viale. Ringrazio l'assessore Cristian Sartorato e il consigliere Giorgio Volpin. Un ringraziamento di cuore ai carabinieri della stazione e a chi ha donato oggi per il momento conviviale. Concludo. La stazione. Dico loro, amatela come fosse casa vostra, perché fa parte della storia di ognuno di voi. E in questo edificio i cittadini riconoscono dei valori che sono un punto di riferimento per la vita di tutti. Viva la caserma, vivi i carabinieri, viva l'Italia. Prende ora la parola il comandante provinciale dell'Arma di Padova, colonnello Stefano Iasson. Autorità, gentile signori e signori, carabinieri in servizio e in congedo, e con sentimento di profonda e sincera vicinanza che in qualità di comandante provinciale esprimo il mio più sentito ringraziamento a tutti i convenuti, a tutti voi che avete partecipato e per aver onorato con la vostra presenza questa cerimonia per l'inaugurazione della sede ristrutturata della stazione Carabinieri di Casalserugo. Questa cerimonia corona un percorso importante di lavori impegnativi per il rinnovato e l'adeguamento di tutta la struttura che voi qui davanti a voi vedete. Lo sforzo compiuto dall'amministrazione è un momento delicato dell'attuale che stiamo attraversando, come tutti possiamo ammirare, è stato notevole. Il signor sindaco già ha ben specificato le difficoltà e tutto quello che ne è derivato, ma soprattutto lo sforzo per vincere le difficoltà, per vincere gli ostacoli. È nostro intendimento per l'Arma dei Carabinieri dare sempre più sicurezza, perché la sicurezza è sinonimo di serenità ed è in questo che l'impegno dell'Arma diventa sempre più forte e più assiduo, specie quando veniamo così incoraggiati, così rinforzati da un aiuto così importante qual è stata questa ristrutturazione. È importante quindi ringraziare veramente in maniera calorosa e soprattutto con le nostre attività odierne, giornaliere, il signor sindaco e tutta la cittadinanza. Ovviamente sarà opera di tutta la compagnia Carabinieri e della stazione quella di operare giorno dopo giorno con tutta la cittadinanza. Un altro ringraziamento importante va al nostro comandante di Legione, il generale Maurizio De Talmo de Mezzavilla, che ci ha sempre sostenuto e soprattutto ci ha messo in condizioni con tutti i profili logistici, telematici,
di riuscire a ristrutturare anche all'interno una stazione che è a tutti gli effetti moderna e adeguata ai tempi che ci contraddistinguono. Grazie comandante. Quando guarderemo questa bandiera, pensieri saggi di unità e di giustizia. Fa che nel tuo nome lavoriamo senza mai stancarci per promuovere quella giustizia che solo può garantire la pace autentica e duratura. Per Cristo nostro Signore. Dell'alza bandiera. Attenti! Alza bandiera! Il cappellano militare capo, Don Corrado Tombolan, procede ora alla benedizione dello stabile. Onnipotente ed eterno, sia accanto a noi oggi mentre rinnoviamo l'inaugurazione di questa nuova casa destinata ad accogliere coloro che vigilano sulla nostra sicurezza ed assicurano ordine e serenità alle nostre comunità, e fondi la tua benedizione su questo edificio. Quanti vi abiteranno e qui opereranno ti abbiano sostegno sicure porte, uscendo per un quotidiano servizio, da te siano accompagnati e difesi da ogni pericolo. Rientrando per necessario riposo, ti ritrovino qui ad attenderli e a ricompensarli per il loro sacrificio. Ti chiediamo per il suo della nostra patrona, Maria Virgo Fidelis, madre del tuo figlio Gesù Cristo, nostro Signore, che vive con te con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Il sindaco di Casalserugo, dottoressa Elisa Venturini, procede ora al taglio del nastro inaugurale. La cerimonia di inaugurazione della sede ristrutturata del Comando Stazione Carabinieri di Casalserugo è terminata. Si augura una buona giornata a tutti gli intervenuti. Propedere righe.